Buonasera. Passiamo dal Sonovate a un faldone molto corposo del video Floyd, il numero 53, che si occupa dell'attività del cardinale raccogliendo materiale dagli anni 61 fino addirittura al 1977. Qual è l'oggetto di questo faldone? L'oggetto è tutta una serie di reazioni innescate dalla pubblicazione del nuovo catechismo olandese nel 1966. Questo catechismo olandese, che vedremo fra poco, impropriamente fu definito catechismo dei vescovi olandesi, uscì con l'imprimatur del cardinale Altrink, allora vescovo di Utrecht. Su questo catechismo la discussione fu enorme, durò ben oltre la pubblicazione del testo, la commissione cardinalizia e la commissione teologica di indagine su eventuali irregolarità dottrinali di questo catechismo, ma si prolungò successivamente arrivandone e fino agli anni 80. Questo fa leggere l'operato di Floyd soltanto. In realtà porta luce sull'operato dell'intera commissione cardinalizia e di riflesso anche di chi faceva la regia delle due commissioni, che sono fondamentalmente le congregazioni e lo stesso Paolo VI. L'opera della commissione cardinalizia si concluse ufficialmente nel 1968 con la pubblicazione della Declaratio, la dichiarazione della commissione in merito al nuovo catechismo pubblicata sull'Acta Apostolica Seris. La dichiarazione fu redatta il 15 ottobre del 68, ma fra il 66 e il 68 il faldone è particolarmente ricco di notizie. Innanzitutto, io ho numerato i gruppi di documenti per praticità mia con matita, sono 53 gruppi di documenti numerati, più c'è qualcosa di non numerato. Quindi il materiale è veramente enorme per una piccola relazione di questo genere, forse ci sarebbe bisogno davvero di una tesi di dottorato solo su questo faldone. I documenti fondamentali sono i primi due documenti. Il primo documento è allegato ad una lettera del 10 dicembre del 1966. Si parla in questa lettera, che fu indirizzata dall'Olanda a Paolo VI e che innesca tutto il processo, si parla di questo nuovo catechismo in cui non pauca ha firmato quel omnino omnino contrario sul fidei. Cioè in questo catechismo non poche persone affermano che ci siano cose contrarie alla fede e comincia a segnalare questa lettera al Papa i problemi. Il primo problema è legato alla verginità biologica della Madonna. Secondo questa lettera il catechismo non afferma né la verginità ante né post, dando l'impressione di negare la verginità utilizzando una terminologia ambigua. La questione del peccato originale, negato nobis in esse proparentis peccato origine unum e propagazione transfusum. Quindi sembrerebbe che non venisse semplicemente negato il peccato delle origini, ma anche qualora si affermasse il peccato delle origini, la sua propagazione a noi. Terzo elemento problematico dell'Eucaristia, in cui si afferma, traducendo direttamente
pane e il vino dovrebbero essere suscettibili di una nuova significazione, di una nuova finalizzazione. Il quarto punto parlerebbe della concordanza degli insegnamenti dei cattolici con quelli dei protestanti. Questa affermazione è molto interessante perché ha fatto, come dire, saltare un po' i cattolici olandesi, i quali sembrano sostenere, ma casomai qualcosa dei protestanti sarà coerente con quello che pensiamo noi e non viceversa. Sesto, un problema abbastanza interessante dal punto di vista di tutta l'antropologia, sembrerebbe negata l'anima spirituale e immortale tra l'altro con conseguenze sull'escatologia non indifferenti, perché parrebbe negato tutto dopo la morte, non essere nisi, alud, ut resurrectio novi corpus. Quindi dopo la morte tutto quello che concerne il giudizio personale, il tempo intermedio, eventualmente la purificazione post morte e via dicendo, parrebbe negata. E quindi verrebbe messa in dubbio l'esistenza degli angeli, ultimo argomento in questa lettera. Mi pare molto importante la fine di questa lettera, indirizzata a Paolo VI, alle righe 38-39, perché supplicitor, scrivono questi cattolici olandesi che non sono stati nella trascrizione inviata a Florida, identificati, suppliciter imploramus sanctitatem vestram ut intervenire placet. Supplicate di fatto la vostra santità affinché le piaccia di intervenire. E oggettivamente il Papa interviene. Però oltre a questo documento che precede tutta la istituzione della commissione cardinalizia, il secondo documento è un foglietto molto interessante, è dato lo scritto al precedente, una nota in 5 lingue, italiano, francese, inglese, tedesco, inglese, firmata da un signore che vive in Olanda. Non si capisce perché sia arrivato anche questo documento che sia stato inviato a Freud. Nella lingua italiana si legge: secondo il quotidiano cattolico olandese De Tijd del 22-11-66, un numero di cattolici olandesi prenderebbe in considerazione di mandare la lettera inclusa, quindi quella che è già arrivata, al Santo Padre. Il sottoscritto ha inviato ora quella lettera di propria iniziativa. Adesso prega anche voi di spedire la soprannominata lettera al Santo Padre ugualmente di propria volontà o di appoggiare in un altro modo la richiesta fatta nella lettera. Caritas Christi urget nos. La Chiesa Cattolica si trova nella più grande pena, con dovuto e non dovuta reverenza. Le pressioni, e questo si percepisce dal documento, le pressioni anche di laicato, non soltanto di ambienti che potrebbero essere identificati come molto conservatori e via dicendo, sulla questione dell'edizione del catechismo olandese sono molto forti, perfino su Paolo VI. C'è un movimento di reazione a questo testo. Il terzo documento del 31 gennaio del 67 è la lettera del cardinale Cicognani, segretario di Stato, al cardinale Florit, dove parla di un'iniziativa degna di lode, in italiano la lettera, e in questa lettera però si afferma anche che se l'iniziativa di redigere un nuovo catechismo con l'intento di dire nel presente il dato della fede, che è pregevole, si ipotizzano comunque a parere di molti parecchie affermazioni discutibili.
Cicognani è molto caldo, non dimostra di prendere alla lettera le denunce che sono arrivate, però dice verifichiamo. E intanto che viene istituita, e questa è la notizia ufficiale che viene data a Florinda, la commissione carabinarizia, affinché se sarà necessario, quindi la commissione deve verificare se sia o non necessario, il nuovo carabinismo possa essere rivisto e reso noto sotto ogni aspetto, e specialmente quello dottrinale ineccepibile. Quindi se ci sarà bisogno di intervenire per rendere ineccepibile, facciamolo. Detta commissione fu composta dai seguenti padri: i cardinali, oltre che Florid, Josef Frings, arcivescovo di Colonia, che sarà presidente della commissione, il cardinale Josef Charles Lefebvre, parente peraltro del più famoso Lefebvre, vescovo di Bruges, il cardinale Brown, Michel, o Michael per la precisione, irlandese, Lorenz Jäger, arcivescovo di Paderborn, e il cardinale Charles Jourdain dalla Svizzera. Segretario fu il monsignore allora Palazzini, che era segretario anche della Sacra Congregazione del Concilio. I documenti importanti sono molti in questo testo, perché si ritrovano tutte le relazioni, per esempio, del padre Danis. Il padre Danis è un gesuita, un ottimo teologo gesuita che vive in buona parte della prima metà del Novecento, comunque è peraltro famoso anche per alcuni suoi scritti e alcuni suoi studi, per esempio, sullo sviluppo del dogma, che lavorerà moltissimo invece in questo contesto per coordinare la commissione di teologi, tre teologi che lavorano a Roma e tre teologi olandesi, coordinare i lavori di questa commissione con la commissione cardinalizia, e quindi ci fornisce con le sue relazioni, quelle ufficiali, come segretario della commissione teologica e come invece relazioni personali che lui faceva regolarmente a Palazzini, ci fornisce veramente il polso di questo dibattito, con per esempio le motivazioni del fallimento del primo colloquio teologico che si svolge nei pressi di Milano. Un altro aspetto molto interessante, che troviamo qui l'intervento di Florinda molto divertente, è una relazione in lingua francese sul nuovo catechismo. Una relazione anonima su cui il buon Florid a mano con matita rossa scrive Trom, punto interrogativo. Chi è questo consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede che scrive queste cose? Il gesuita Sebastian o Sebastiano Trom o qualcun altro? Da un'altra relazione scopriamo che il consultore che ha lavorato di più, il cui materiale è stato utilizzato dalla commissione cardinalizia, è proprio Trump. Lo sappiamo perché? Perché nel mandare a Florinda la copia di questo, della relazione di questo consultore, hanno cancellato con pennarello nero il nome di Trump. Ora, in fotocopia, un nome cancellato a stampa con pennarello nero risalta molto meglio che se non venisse cancellato, per cui si legge benissimo. Tra l'altro, molto interessante, questo la dice anche un po' lunga sul carattere di Florid, dove sulla seconda relazione scrive: ma venisse a dirceli qui queste cose, sottinteso probabilmente, così non perderemo tempo a leggere 50 pagine di latino scritte molto fine. Detto questo, la commissione comincia a lavorare. Comincia a lavorare in che modo? Incontrandosi ovviamente, ma soprattutto lavorando personalmente nello studio del catechismo olandese, e cominciano a girare, oltre alle relazioni di Danis sui lavori della commissione,
commissione teologica, cominciano a girare anche le varie osservazioni o animadversioni, proprio le obiezioni dei membri della commissione cardinalizia, e qui le cose diventano interessanti. Per esempio, si trova, è molto bello che il buon Florid tenesse praticamente tutto, si trovano alcune note che per esempio spiegano come l'approccio al problema sulla legge naturale, sul divorzio e via dicendo, non fosse esclusivamente problematica di tipo disciplinare. Da questo punto di vista c'è anche un intervento di ieri molto interessante. Piuttosto sarebbero da ascrivere ad una crisi filosofica. Quella crisi filosofica si dice che il buon catechismo olandese indica come problema del presente, ma di cui si aggiunge sarebbe anche esponente. Cioè il risultato così discutibile del catechismo olandese è da scrivere non a cattiva volontà delle persone che lo hanno composto, poi vedremo chi, ma da questa crisi filosofica terribile che crea notevoli problemi. Fallito il colloquio, cominciano a lavorare moltissimo i padri e le animadversioni girano avanti e indietro in qua e in là. Di queste parleremo brevemente fra poco. Mi fermo ancora su, prima di parlare delle animadversioni, di un vaglio protocollo che Palazzini inviò a Florida l'11 luglio del 67. All'interno di questa lettera e di questo foglio protocollo è contenuta una seconda lettera. E bene, questa lettera fondamentalmente citava la sintesi di che cosa hanno deciso i cardinali in un primo momento sintetico: la necessità della recognizione del catechismo. Questo catechismo comunque ha bisogno di essere previsto. Ma stupisce, ma fino a un certo punto, la seconda conclusione provvisoria: necessitas impediendi translazione sinales linguas. Perché già l'olandese è il problema, ma se traduciamo qualcosa che crea già problemi in olandese in un'altra lingua, allora le cose si complicano ulteriormente. Quindi a questo stato del lavoro è opportuno che non si proceda a traduzioni. Vi anticipo velocemente, giusto per non fermarmi dopo, che l'editore Erden metterà a disposizione della Commissione Teologica e dei Cardinali la sua traduzione provvisoria che aveva fatto fare in vista in tedesco in vista della pubblicazione e che in realtà poi non verrà pubblicata. Anche se questa traduzione sarà venduta ad una editrice olandese e la metterà in commercio in tedesco senza che ci siano le debite autorizzazioni, mentre i lavori stanno andando avanti. Vedete che si tinge questa vicenda di noir, ci sono fughe di notizie, ci sono. E Florida cosa fa? In questa dimensione di fughe di notizie, via dicendo, Florid lavora. Ma lavora con una grande serietà e con un rammarico. La grande serietà di Florid ha inviato le sue animadversioni a Palazzini. Palazzini le ha gradite moltissimo. Gli sono veramente piaciute al punto che, oltre a inoltrare a tutti i membri della commissione cardinalizia l'opinione sul catechismo di Florid, si è preso la briga di inviarla al segretario di Stato e al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Sarebbe molto interessante studiare il documento conclusivo con le animazioni proprio in confronto diretto con le animadversioni di Florid per vedere effettivamente quanto lui e Jäger abbiano contribuito
in questa stesura finale. La seconda cosa molto interessante, c'è una lettera che viene mandata da Palazzina Freud, in realtà si fa una fotocopia di una lettera che l'arcivescovo di Friburgo, Hermann Josef Scherli, scrive a Palazzini nel 67. Qui le cose, 28 luglio, sono diventate pesanti. C'è un movimento dell'opinione pubblica che prende posizioni più forti. Dice Scherli: veram fidem catholica maxime offerunt alla Lega 8. Cioè, ci sono espressioni del catechismo olandese che massimamente offendono la vera fede cattolica, per cui lui, d'un modo eius translatio germanica, ho scritto una parola sbagliata, non deve comunque essere redatta, non deve essere fatta né pubblicata. Floritta aveva detto a Palazzini e anche al cardinale Lomperzo, il cardinale Giovanni, che lavorava, gli sarebbe piaciuto lavorare alacremente, ma purtroppo gli impegni pastorali non riuscivano a farlo lavorare se non sporadicamente su questa cosa che si capisce che faceva. Lo faceva molto riflettere e gli stava a cuore. Detto questo, nella lettera a Palazzini del 27 agosto del 67 scrive: interrotta visitazione pastorale, e non si capisce se questa interruzione era stata fatta perché prevista o perché si è messo a lavorare e ha detto rimando. Interrompe la visita pastorale e aggiunge una serie molto ampia di sue osservazioni. Tre pagine d'altro scritte in latino sul tema della creazione dell'anima. Sette pagine d'altro scritte in latino sul tema della escatologia. Sette pagine sul tema del peccato originale. 27 pagine di vera e propria animadversione in versione definitiva, sui temi della concezione virginale, dell'Eucaristia, del sacrificio di Cristo, della convenzione eucaristica o transustanziazione, della presenza reale, sul sumo pontefice, sulla legge naturale, sul divorzio, a cui va a seguire però una sua valutazione globale, un suo giudizio di fondo e una conclusione generale. La vicenda prosegue con un fatto abbastanza interessante. Il cardinale Manfred viene cooptato, apparentemente in prima lettura si capisce che era stato invitato a partecipare alla sessione della commissione cardinalizia. Poi invece il Papa interviene e dice: no, in commissione non viene, la commissione ascolterà Manfred o prima o dopo i suoi lavori. Perché questo? Perché una delle obiezioni di Tromp era esattamente questa: questo catechismo dei vescovi olandesi non era il catechismo dei vescovi olandesi, era il catechismo dell'istituto di pastorale e catechetica di Nijmegen che Altrich aveva ricevuto in vista della pubblicazione e l'aveva ricevuto solo lui e cui egli aveva dato in primato, tra l'altro facendo una cosettina non troppo simpatica, perché per fondare il giudizio sull'imprimato si era affidato a Spiegelex. Ovviamente l'imprimato era stato concesso, venuti fuori i problemi aveva messo Spiegelex nella commissione teologica con qualche evidente conflitto di interesse, perché
sicuramente visto il suo ruolo importante nella concessione dell'imprimato, per cui si capisce alla luce di queste cose il motivo per cui altri interviene, ascoltarlo opportunamente dalla commissione cardinalizia, ma non ne entrerà a far parte, né in una sola occasione né in più occasioni. L'ultima cosa che mi pare importante sottolineare è che finalmente anche il secondo colloquio, perché stavolta si svolge in Olanda nella commissione dei teologi, va a buon fine. C'è finalmente una certa intesa tra la commissione cardinalizia e la commissione teologica. Il lavoro del padre Danis anche in questo caso è enorme. Però perché io dico questo? Non per dirvi la cosa ovvia per cui poi si pubblica il documento con cui chiuderò, ma perché testimonia la incredibile disponibilità dei vari dicasteri nei confronti dell'episcopato olandese. È stato portato avanti un dialogo nonostante ci fossero tutte le premesse per un intervento censorio, punto e basta. Non solo non c'è l'intervento censorio, ma le commissioni di studio studiano davvero, i vescovi che fanno parte di queste commissioni lavorano moltissimo e con grande unità anche sottopongono sia ai superiori che ai teologi e agli studi olandesi le loro opinioni, al punto che si raggiunge l'intesa. E anche l'intesa è incredibile, perché Roma non fa riscrivere il catechismo, consente la pubblicazione del catechismo integralmente con traduzione integrale, purché in appendice o a parte vengano pubblicate anche le note della commissione cardinalizia. Quello che è stato tacciato per uno dei più antipatici interventi censori del pontificato di Paolo VI, molto spesso da qualche collega, in realtà è uno dei più alti esercizi di dialogo che dai documenti di Florit noi troviamo. E Florit è molto attivo in questo. Il sospetto è che alcune delle sue intuizioni, come quelle di Frings e Jäger, siano basilari per redigere il documento finale. Il documento finale che uscì in latino, ma uscì nel 68, anche stampato in proprio dall'editrice Vaticana, la Poliglotta Vaticana, anche in lingua italiana, come piccolo estratto. Un testo, anche questo molto interessante. Per chiudere allora, direi che l'atteggiamento veramente paterno e conciliante della Santa Sede in questo rapporto dialogico serrato emerge moltissimo. Queste concessioni, oggettivamente, io che conoscevo la vicenda del catechismo olandese un po' per sentito dire, un po' dagli articoli su varie riviste qua e là che raramente attingevano materiale di prima mano, mi sembra veramente inedito e veramente interessante. Se si tiene conto che tutto il lavoro della commissione cardinalizia fu oggetto di una fuga di notizie, venne pubblicato in Italia anche da Mondadori, all'insaputa degli interessati, molto prima che uscisse definitivamente su Acta Apostolici Sedis, una cosa che poteva far indignare le parti in causa, e infatti Altrink si rammarica di queste fughe di notizie, dice: ma facciamo una figura per questo olandesi con tutto questo chiacchiericcio che c'è su questa cosa che è incredibile. E invece emerge proprio l'attenzione nel salvaguardare
i vescovi, l'episcopato, la pastorale, non i vescovi. L'ultima cosa, il grande contributo di Florit e Fritz, che dal punto di vista teologico potrebbe essere meglio analizzato in uno studio specifico di licenza o forse addirittura di dottorato.